Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovo video e stavolta faremo un video in cui vi faccio vedere una cosa che ho acquistato, due cose che ho scambiato e una cosa e una blind box che è questa qua di Rick e Morty, sempre della Funko, e l'apriremo a fine video. Allora, per prima cosa parto da quella che ho acquistato e cioè lei appunto di, cioè, delle DC Superhero Girls e è Wonder Woman. E sono andata anche questa settimana al Mac e al McDonald's e ho acquistato anche lei. Ve l'avevo detto che ve l'avrei fatta vedere in un altro video, quindi eccola qua. Allora, non mi fa impazzire, devo essere sincera. Ho preferito moltissimo l'altra, Batgirl, era fatta molto meglio secondo me. Allora, ve la faccio vedere, però appunto non mi piace poi tantissimo. Allora, vabbè, come l'altra si ruota sul busto e alza il braccio, anche l'altra. Qui ha la sua corda, ovviamente, i pantaloni e lei ha, ecco, i capelli attaccati direttamente da qui, mentre l'altra, Batgirl, li aveva attaccati dal collo. Però, allora, la faccia è fatta abbastanza bene. Il collo però non mi piace, per esempio, sembra che si stacchi da un momento all'altro. Guardate. E i capelli pure non sono rutati bene, non sono infilati bene qua, vedete, si vede un po' la testa, lo scalp, non mi fa impazzire. E i capelli viola sono messi sopra un po' così, insomma, non lo so. E i calzoni non sono dipinti molto bene qua, quindi non lo so, anche qua non è dipinta benissimo. Quindi lei, cioè, mi piace come personaggio perché adoro Wonder Woman, ma non mi fa impazzire come hanno fatto questa rispetto all'altra. L'altra invece era molto molto bella, quindi questa non lo so se ve la consiglio. Se vi piace Wonder Woman, sì, però beh, questa è comunque quella che si trova questa settimana e c'è anche Arrow, Freccia Verde, insomma. La prossima non lo so, sinceramente, spero ci sia Supergirl e Superman, però a questo punto non lo so se la prendo, se è di questa qualità. Vedremo, non lo so. Comunque carina in ogni caso. E niente, per un gioco dell'Happy Meal è comunque carina. E appunto c'è lei che dalla foto sembra fatta parecchio meglio. E poi c'è lei che appunto l'ho presa la scorsa settimana e che era fatta molto molto meglio. Supergirl mi sembra fatta tipo lei, quindi non lo so se la prendo, devo vedere un attimo. Passiamo avanti e vediamo quello che ho scambiato. Allora, erano in questo pacchettino qua. Li ho scambiati per due Pokémon Furuta, Pikachu e Wobbuffet. E ho preso, cioè, abbiamo scambiato sul gruppo sempre Blindbags e Toys Italia che trovate su Facebook, ve lo lascio sempre il nome in descrizione, questi Mochi Panda. Allora, questo è un personaggio originale, giapponese. Non mi ricordo se... Non credo sia né della Sanrio né della Sanex, però è comunque molto carino e trovate spesso questo panda in giro. Praticamente mangia qualcosa. È un mochi. I mochi sono come questi qua. Sono tipo morbidi. Infatti, questi sono morbidissimi, sono tipo squishy. Questi si trovano su Candy Sun se vi interessano. E è tutta questa la collezione. E io ho scelto, lei li aveva quasi tutti, io ho scelto questo, che è quello arancione e che ha la faccia un po' così, un po' imbronciata o perplessa, e da qui esce un piccolo pandino con i baffi e mi faceva troppo ridere, quindi ho preso anche questo. È carinissimo, è un buon antistress, come vedete, e mi piacciono tantissimo i peas in a pot, quindi siccome non ce l'ho mai avuti, cioè i baccelli praticamente. E allora ho preso questo qua col pandino che è super carino. Questi ovviamente si sporcano molto facilmente, quindi li terrò nella bustina, ma comunque penso si possano lavare senza problemi. Poi quest'altro, stessa checklist, questo rosa. Questo qui ha la bavettina praticamente mentre mangia. E qui viene fuori un pandino rosa trasparente. Molto carino, pure questo stessa figura, quindi sempre con la bavettina. È troppo carino, guardate. Spero che non si scolorisca la faccia a forza di squisciarli, comunque sono molto molto belli. Dietro, vabbè, sono normali e c'è scritto appunto Mochi Mochi Panda qua dietro, non lo vedrete mai, ma c'è scritto Kamio Japan, c'è scritto.
Comunque, eccolo. Ora li rimetto via e poi apriamo la blind box. Allora, eccola qua. Tolgo un attimo la plastica così non avete i riflessi e potete vedere meglio le figure. Allora, questa l'ho ordinata su Amazon, mi pare, o su eBay, non mi ricordo bene. No, su eBay mi sa, perché su Amazon costano troppo, su eBay. Allora, questa è tutta la serie, ci sono cioè, parecchi personaggi. Allora, tutti i nomi non me li ricordo perché l'ho visto solo una volta e alcune puntate in inglese, quindi alcuni me li ricordo e altri no. Il mio ragazzo è molto più esperto di me perché è la sua serie preferita. Per me è una delle mie preferite, diciamo, non la preferita in assoluto. Comunque è molto molto bella. E non so se l'avete vista perché magari questo è per un pubblico un pochino più adulto, però comunque è molto carina. E niente, appunto, ci sono appunto Rick e Morty e niente, qua ci sono tipo dei gatti spaziali. Questo è troppo carino, è un personaggio che c'è in una puntata soltanto o due puntate, però è molto molto bello questo unicorno. Poi anche il cane che controlla le menti è stupendo, Personcello pure è molto carino, loro due mi piacciono. Comunque sono tutti abbastanza carini, non credo di avere grosse preferenze. Appunto, se c'è qualche personaggio di cui non mi ricordo il nome, ve lo scrivo nei commenti. Quindi guardate nei commenti in descrizione e ve lo scrivo se ne trovo uno di cui ora non so il nome. E niente, direi di andare ad aprire. Ci sono delle rarità. Questo è molto raro, spero di non trovarlo. Il fantasma in barattolo si chiama proprio così. Poi c'è più rari sono questo, lei, che pure questi non lo so, non mi interessano più di tanto, ma questo è il figlio di Morti. E niente, questi altri più o meno uno su 12, uno su 6. E questi sono un po' più rari. Ah, ecco, pure lui, pure l'unicorno è parecchio raro, e pure questo. E niente, dai, vediamo chi troviamo, tanto non posso farci più di tanto. Però è sempre divertente aprire le blind box. Piccolo. Forse ho capito, aspettate. Sì, penso di sì. Se è quello che ho capito sono contentissima. Sì, ho trovato Morty, che carino. Oddio, che bello. No, è troppo puccio. Mio fidanzato vuole Rick, quindi sarà contento così, cioè nel caso lui credo lo compri senza blind box, lo compra direttamente, così abbiamo la coppia. Oh, che carino! Bello, non si ruota la testa e niente, però adorabile. Non mi ricordo sti semi, forse è dall'inizio, quelli della prima puntata, non mi ricordo, poi me lo dirà il mio ragazzo probabilmente. Che l'ho vista parecchio tempo fa la serie, quindi c'è tipo un anno fa e più. Molto bello, mi piace tantissimo. Poi tra un po' uscirà la terza, mi pare, terza serie, se non sbaglio. Bello, mi piace. Bene, fatemi sapere nei commenti se vi piace. Io sono molto contenta, devo dire, cioè tra tutti credo sia uno di quelli che volevo di più. A parte appunto loro, Personcello mi piaceva pure parecchio e più o meno loro, insomma, ecco. Anche lei. Però tutti molto carini. Bello, bello, bello. E sono contenta almeno che sia uno che conosco, perché, cioè, conosco anche gli altri, ma alcuni ci sono tipo per una puntata, mi pare questo, cioè per una puntata. Lei pure, quindi. Bene, molto carino. Quindi abbiamo per questa puntata queste cosine qua. Spero che vi sia piaciuto il video, che vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. A me piacciono tutte, ovviamente. Lei mi piace come personaggio, ma come vi ho detto, ha un po' di difetti, insomma. Fatemi sapere che ne pensate. E sono contentissima di aver trovato lui nella blind box. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi al mio canale, perché se mi lasciate like e commentate supportate il mio canale e inoltre YouTube non vi toglie l'iscrizione, perché se non commentate dopo un po' vi toglie l'iscrizione. Quindi insomma, anche ogni tanto se lasciate un cuoricino nei commenti o un like mi fa piacere.
Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!